Desti, di paura di sì, e siamo arrivati a questo punto. Desti, proprio Desti, per loro lo sanno i dirigenti. Desti, andiamo a tenere dire, cosa ne pensiamo? Accettiamo, però, per evitare il peggio. Accettiamo, perché mi auguro che domani sia un giorno migliore. E la smetto, perché sennò siamo arrivati proprio a traguardo. Signorina, mi sto sentendo un po' le parole. Purtroppo la devono smettere perché c'è un detto che sempre all'antica, la tradizione, di chi comanda. Purtroppo non è che la devono smettere con questi favori che stiamo all'interno e che dicevo qua stiamo prendendo per l'opera. E dopodiché mi auguro che il futuro sia più trasparente, più rosso, purtroppo qua perché se non si approva. Certo, non è che abbiamo un futuro. No, questa volta è la volta che capiscono un pochettino tutti, che se vengono conto, detto fra qualche anno non è che abbiamo più non l'abbiamo più un'altra possibilità. Allora, siamo qui davanti al deposito della Multiservizi alla Piazzale Asia, già iniziate le votazioni, come procede? Ma devo dire che sostanzialmente allo Stato attuale sembra che ci sia un'affluenza insomma abbastanza sensibile, perché già siamo arrivati circa una sessantina di persone che hanno votato, abbiamo aperto alle 7, quindi come dire, riteniamo che sono abbastanza sensibilizzati per poter essere qui una buona parte a votare. Ovviamente ancora sono tutti al lavoro le persone, la maggior parte, quindi l'affluenza ci sarà nelle ore di cambio, di cambi turni, quando smontano e montano le altre persone. Scheda trasparente? Scheda trasparente, tutto è fatto come dire regolamentare, perché abbiamo voluto dare spazio questa volta alla catena multiservizi, ritengo per la prima volta, che siano i lavoratori a decidere del loro futuro, tenuto conto che la catena multiservizi si trova in una condizione veramente complicata, debiti pregressi della Catania aveva maturato per amministrazioni in modo diverso fatti nel passato, ma che oggi si ripercuotono sui lavoratori. Lavoratori con grande senso di responsabilità, con molta fatica devo dire, anche perché fra questi ci sono persone che sono stati licenziati con la vecchia licenza, dopo 3 anni reintegrati, quindi ci sarà dovrebbe esserci anche un appello rispetto a questo, però noi anche su questo abbiamo cercato di trovare una soluzione che soddisfi i lavoratori e che tenga anche conto, come dire, dell'azienda partecipata in quanto ha, come dire, dei punti di riferimento e delle risposte da dare alla Corte dei Conti, in quanto in predissesso il comune. Quindi ritengo che noi tutti abbiamo fatto un grande lavoro di responsabilità, noi in prima persona, in prima battuta, in prima, come dire, come organizzazione sindacale, ci siamo stati sin dall'inizio, sia come FILCAM sia come CGIL, proprio perché la questione è delicata, ci sono 500 persone interessate. Perché in realtà si parla di 130 esuberi, ma il problema riguarda l'intera multiservizi. Si parla di 130 esuberi, ma il problema riguarda l'intera multiservizi, perché in caso contrario l'azienda ha dichiarato, così come la proprietà dichiara, che porterà i libri contabili presso il tribunale. E come avete agito a livello informativo? A livello informativo abbiamo agito facendo diverse riunioni, diverse assemblee, diversi confronti e scontri anche, fra le altre cose, perché tutti hanno ragione in questa vicenda, però ripeto a dire ancora una volta, non c'erano altre alternative se non pensare di attivare i contratti di solidarietà.